Cari amici, benvenuti a un'altra puntata di La Dolce Vita, il programma fatto da Accademia Michelangelo per conoscere di più la lingua e la cultura italiana. Oggi siamo molto contenti perché tra di noi Cristiano Petizioli, un nostro amico da Padova, e allora le facciamo l'invito a Cristiano a unirsi e le ringraziamo di essere presenti qua tra di noi. Allora, ciao. Buonasera. Cristiano! Ciao a tutti! Buonasera, grazie di aver accettato l'invito al nostro programma e vorrei domandarti su Ciao Italia, questa è la tua azienda. Sì. A chi si dedica? Quanto tempo ha questa azienda? E come vi siete decisi ad aprirla? Beh, allora, noi abbiamo aperto la prima gelateria. Beh, Ciao Italia è una marca di gelato autentico italiano. Noi abbiamo aperto la prima gelateria a Natale del 2016. Venivamo dal Costa Rica, dove avevamo altre attività là, e avevamo deciso di trasferirci in Messico perché comunque cercavamo un paese con, diciamo, un po' più simile all'Italia, perché con la cultura, la storia, e avevamo degli amici, quindi abbiamo deciso. Poi io e mia moglie siamo abbastanza veloci nelle decisioni, abbiamo visto. Siamo venuti prima a fare un viaggio a Cuernavaca, ci è piaciuta molto e quindi appunto abbiamo deciso di aprire la prima gelateria a Cuernavaca nel 2016, a Natale. E le cose sono andate bene, Cuernavaca ci è piaciuta molto, poi però abbiamo conosciuto Puebla e oggettivamente Puebla ci era piaciuta di più perché era una città più città. E a quel punto abbiamo aperto delle gelaterie anche qui a Puebla. L'idea iniziale era quella di fare vivere a Cuernavaca e gestire le attività qua. Poi alla fine invece abbiamo preso la decisione di trasferirci definitivamente a vivere a Puebla, mantenendo poi per un periodo le gelaterie a Cuernavaca. E guarda, noi dico, siamo stati molto contenti fino alla pandemia, poi purtroppo con l'avvento del Covid, insomma, tutte le attività purtroppo hanno avuto dei momenti un po' più difficili, quindi da lì abbiamo optato per gestire le gelaterie in maniera differente, quindi gestire solo la produzione. Noi produciamo un gelato artigianale e abbiamo mantenuto solo delle franchigie, quindi dei punti vendita gestiti da altri proprietari, e noi forniamo esclusivamente la marca e il nostro gelato. Stupendo. Dove possiamo trovarlo? A Puebla dove vi trovate? Allora, noi a Puebla attualmente siamo presenti all'Auditorio Metropolitano, nella terrazza gourmet che c'è all'Auditorio Metropolitano. Siamo a Cipilo. Siamo ad Atrisco, del mall nuovo di Atrisco, e poi abbiamo un piccolo punto vendita a Valchirico, all'interno di un ristorante. Ecco, tutti punti molto, molto anche significativi. Beh, alla fine il gelato ha bisogno di un buon flusso di gente. Diciamo che è un'attività che se ha un passaggio di pedonale importante, funziona. È un po' diverso magari rispetto a un ristorante. Se tu al ristorante decidi, domani vado a mangiare al ristorante X, prendi la macchina e vai. Il gelato è qualcosa che tu camminando passi, vedi la vetrina così, ti viene voglia e te lo prendi. Quindi sì, è importante avere un buon movimento, un buon flusso di pedonale, di gente che cammina. Stupendo. E questo tu hai detto che è una franchigia. Sì. Allora, sì. Come funziona questo? È un buon investimento fare una franchigia come questa? Beh, io dico di sì, naturalmente. No, è un buon investimento perché in realtà non prevede dei costi iniziali alti e non prevede dei costi fissi, perché noi non chiediamo nessun tipo di costo fisso, non ha nessun costo il marchio, non c'è nessun costo mensile, nessuna royalty, quindi comunque l'idea nostra è che appunto il proprietario
non abbia nessun costo fisso. Quindi l'unica obbligazione naturalmente che ha è quello di comprare il gelato nostro. Quindi alla fine quello che compra vende, e alla fine non avendo altri costi della franchisia, riesce a ottimizzare un po' i guadagni. Poi sai, noi siamo una marca piccola, è logico che sai, magari altre marche come, non so, sai, McDonald's, cose così, comunque loro hanno un nome talmente forte, quindi è anche normale che venga pagato. Noi siamo una realtà relativamente piccola, quindi riteniamo giusto non chiedere nessun tipo di costo mensile. E poi vengono accolti da voi, cioè voi aiutate loro? Noi gestiamo tutto quello che è, vabbè, la ristrutturazione, cioè ristrutturazione del locale. Naturalmente il locale deve avere determinati canoni, però ripeto, non è alla fine dal momento in cui uno compra una vetrina, un mostrador, una vetrina e un congelatore, il più è fatto. Quindi è un'attività che si può mettere in moto con dei costi relativamente bassi. Stupendo, questo è buono saperlo. E senti, quando uno pensa in Italia, una delle prime cose che gli viene in mente è il gelato. Assolutamente. Sì. E allora, come è il rapporto vostro, il rapporto di voi italiani con il gelato? Puoi raccontarci un pochino per conoscere di più? Certo, per noi il gelato, intanto iniziamo dicendo che l'italiano è il principale consumatore di gelato nel mondo. Questo è un dato di fatto e noi consumiamo, io probabilmente esco perché sono superiore, però una media di 12 kg di gelato a persona ogni anno. 12 kg? 12 kg, sì. Io probabilmente molti di più, però sì, una media sì di 12 kg. In realtà è proprio qualcosa di... è un po' come, diciamo, come può essere il taco per un messicano. Il gelato per noi è qualcosa che si consuma praticamente quotidianamente. Siamo dopo di noi c'è la Germania, poi c'è la Russia, ci sono gli Stati Uniti, però noi proprio abbiamo questo concetto del gelato che va mangiato in qualsiasi ora del giorno, cioè può essere la mattina, pomeriggio, sera, non c'è un orario prestabilito. E ti dico, adesso anche un po' d'inverno, prima meno. Si consumava moltissimo nel periodo estivo e un po' meno in inverno. Adesso si sta aumentando un po' anche il consumo nel periodo invernale. Il motivo per cui la Germania è il secondo paese come consumo di gelato è dovuto proprio al fatto che anni fa, parlo degli anni 60-70, in Italia si consumava molto gelato nel periodo estivo, mentre in Germania tutto l'anno. Quindi cosa facevano i gelatai italiani? Lavoravano il periodo estivo in Italia e nel periodo invernale si trasferivano in Germania, perché comunque lì l'attività era costante. È un po' assurdo, io lo paragono un po', perché mentre qui il consumo del gelato è, diciamo, è visto come qualcosa di un po' più gourmet, e non è una cosa che si consumi abbastanza frequentemente. Ed è legato molto al clima. Se tu pensi, Gustavo, che in Germania, ma anche in Russia, la Russia è meglio non nominarla adesso, però in Germania si consuma molto gelato con un clima che è terribilmente freddo, paragonato a quello messicano, è proprio questione di abitudini. Noi gelato lo possiamo, io per dire, me lo mangio la sera, potrebbe esserci anche 0 gradi, ma non rinuncerei mai a un buon gelato. Qui invece c'è questa abitudine che se già inizia a essere un po' freschetto si vede come un qualcosa da mangiare, soprattutto con il caldo. In realtà poi si può mangiare tranquillamente in qualsiasi comunque in qualsiasi clima, in qualsiasi stagione, però credo che sia appunto un'abitudine, probabilmente un po' alla volta, poi può essere che cresca anche qui, anche perché ci sono tante gelaterie italiane anche qui in Messico ormai.
alcuni addirittura avevo ascoltato che los usavano per sostituire un pasto, è vero? Cioè... Sì, noi lo usiamo in alcune diete, è previsto proprio in sostituzione di un pasto. Si mangiano due o tre palline di gelato e... al posto di quello che può essere... Allora, il gelato italiano comunque è un gelato che... Il gelato artigianale ha come caratteristica il fatto di essere più leggero rispetto a un gelato industriale. Cioè, diciamo un Häagen-Dazs per capire. Il gelato Häagen-Dazs è pieno di grassi, è pieno di aria ed è molto molto più pesante. Il gelato italiano alla fine comunque artigianale è un gelato facilmente digeribile e non è particolarmente calorico. E ci sono differenze da regione a regione riguardo a come consumare il gelato? Differenze no, le differenze possono essere relative a, magari ai sapori, perché magari in certe parti, non so, in Sicilia hanno dei limoni meravigliosi, delle arance meravigliose, quindi quei sapori lì sicuramente vanno più per la maggiore. Magari al nord, non so, in Piemonte sai, la parte del cioccolato, quindi lì sicuramente il cioccolato si mangia più frequentemente rispetto. Però ti dico, la qualità del gelato in Italia è altissima ed è, essendoci molta, oddio, non mi viene, è competenza, non mi viene la concorrenza. Concorrenza. E tu sei obbligato a fare un prodotto di estrema qualità, perché se non lo dovessi fare il giorno dopo potresti chiudere, perché a distanza di 200-300 metri, 500 metri puoi trovare una gelateria con un gelato di qualità, quindi comunque la qualità deve essere molto 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 alta, assolutamente. Questo è un dato molto interessante. Sì. E poi addirittura che ci sia un giorno del gelato in Italia, questa è una cosa che... Tu considera che a parte il giorno del gelato, in Italia è appena stata fatta un paio di mesi fa, c'è la fiera del gelato, la SIGEP, che si svolge a Rimini, è la fiera del gelato più importante al mondo, dove praticamente arrivano da tutto il mondo per vedere soprattutto, sai, i macchinari nuovi, tutte quelle innovazioni che ogni anno presentano a questo evento, e arrivano da tutto il mondo naturalmente, perché poi le aziende più importanti della produzione di gelato, di prodotti, sono naturalmente italiane. È un mercato che muove, credo che l'ultimo anno abbia mosso come 75 miliardi di euro, cioè è un mercato forte, molto importante, molto forte. Certo, senz'altro. Ora, hai parlato già, hai accennato a questa differenza tra il gelato autenticamente italiano e quello che noi siamo abituati magari a mangiare da noi. Cioè, che differenze trovi? Come potremmo distinguere? La differenza sta principalmente nella testura. Sapore e testura. Ma è un discorso abbastanza semplice, nel senso che per fare il gelato italiano è necessario avere delle macchine. Allora, per fare il gelato ci sono due procedimenti. Il procedimento rotativo, quindi il gelato deve essere mosso, la mescola deve essere mosso e deve essere poi raffreddato. Naturalmente, più velocemente viene fatto questo movimento e il raffreddamento, migliore risulta essere la testura. Io mi ricordo, a volte avevo visto dei signori o delle signore che facevano gelato qui in Messico a mano, quindi proprio muovendo, okay, il gelato all'interno dei contenitori con del ghiaccio all'esterno, che è un metodo meraviglioso. Il problema di questo metodo è che, appunto, non essendo molto veloce come può essere il movimento di una macchina attualmente, e non essendo gestito in maniera meccanica il raffreddamento, il rischio è che il gelato risulti essere un po' più come una granita, cioè un po' più come un granisato, diciamo. Mentre il gelato italiano ha una testura molto molto suave, molto soffice, ma questo è dovuto appunto a proprio il tipo di macchinario che viene usato. E poi vabbè, poi c'è il discorso della materia prima, cioè noi siamo abituati a usare la materia prima
vera. Io a volte sento qualcuno mi dice: ah sì, questo qua, sai, viene fatto con il saporizzante, con qualcosa che, qualche aroma, queste cose qui. In realtà quello non è esatto, non è come fare il prodotto, il gelato, con la materia prima vera. Poi in realtà ce ne sono alcune che sono buone, perché io ti dico, ne ho provate alcune che sono... La textura si cambia un po', perché appunto è un po' più... Però il sapore è buono, perché se tu fai un gelato di mango, con il mango vero, il mango qui è, soprattutto in questo periodo qua, è buonissimo, e il gelato viene fuori buono. Cioè non c'è nessun tipo di aroma, di saporizzante che possa sostituire il sapore di un prodotto fatto con la materia prima, di un gelato fatto con la materia prima vera. E quindi ti dico, a volte magari c'è qualche catena, io sono un po' così, qualche catena che magari utilizzano prodotti di prima qualità, però ce ne sono altri che invece comunque il gelato è buono. Ripeto, la textura è un po' differente, però è come per noi mangiare una granita, diciamo. Capito. Senti, e come decidete voi i sapori che producete? Qual è il tuo favorito, per cominciare? Beh, allora, il mio favorito è il più semplice, che è il fior di latte o la stracciatella, quindi proprio il sapore di base di latte, perché è quello che dal quale poi nascono tutti i vari sapori di crema. Noi prepariamo una base di, diciamo, di latte, poi in realtà ci sono molti ingredienti che naturalmente non posso dire, però da questa base di latte poi noi aggiungiamo la cioccolata, aggiungiamo la vaniglia, aggiungiamo il pistacchio, aggiungiamo la noce, qualsiasi cosa. E poi ci sono i vari sapori di frutta. Naturalmente, soprattutto per quello che riguarda la frutta, va in base alla temporada, come si suol dire. Logico che io adesso posso fare il mango buono, e a novembre il mango non lo posso fare, quindi dipende molto dalla materia prima che c'è nell'istante in cui tu vai a fare il gelato, perché se è il periodo di quella frutta lì è buono. Poi magari tu puoi trovare dei frutti anche fuori stagione, ma non saranno mai non avranno mai il sapore che tu puoi avere quando è proprio la loro stagione. Allora, più venduti sono sicuramente il cioccolato, perché sono i bambini 9 volte su 10 vogliono il cioccolato, e fior di latte, la stracciatella, la vaniglia, il dulce de leche, l'oreo, poi quelli. Poi noi, ti dico, a volte, lavorando con alcuni ristoranti, possiamo fare anche dei sapori che un po' escono dai sapori tradizionali, no? Può essere il gelato di gengibre, o quello tè matcha, o associare magari, usiamo molte verdure, per esempio un gelato che a me piace molto, il gelato di apiro, che è di sedano, o l'albahaca, il basilico, ecco, noi italiani il basilico lo usiamo molto, quindi limone basilico, o limone con la yerba buena, ci sono tantissime combinazioni, o il queso Azul è un altro sapore un po' particolare, con le noci, quello che è il nostro gorgonzola, diciamo, sì. Con i fichi. Gli abbinamenti ce ne sono a miriade. Non so perché vi faccio questa domanda, perché mi viene l'acquolina in bocca. Io adesso prendo la macchina e vado a cercare questi gelati vostri, perché adesso... Ma scusami, in continuo. Però. No, dico che alla fine per chi fa gelato è anche piacevole cercare sempre qualcosa di... sperimentare sempre qualcosa di nuovo. Perché è vero che il più venduto è sicuramente, ripeto, il cioccolato, la vaniglia, i sapori classici. Però trovare sempre qualche cosina, qualche sapore nuovo è stimolante. E come fate questi esperimenti? Ci si mette in laboratorio e poi si prova e da lì, insomma, l'importante è conoscere un po' gli equilibri che deve avere, l'equilibrio che deve avere il gelato. Alla fine il gelato è un equilibrio tra materia solida e materia liquida. Una volta che tu trovi conosci questi equilibri, sta un po' tu nel tuo gusto
dico, inventarti, a volte anche inventarti e provare qualcosa di nuovo. Certo. Invitiamo al nostro pubblico, se vuole fare qualche domanda, approfittare adesso che se avete curiosità di sapere qualcosa sul certo. lato italiano specifico. Io adesso lo dico, esce fuori dal discorso gelato. E io e Gustavo lo sa, e mia moglie viviamo qui in Messico dal 2016 e siamo estremamente contenti di vivere in Messico. Lo dico proprio lo dico a tutti ogni volta che incontro, abbiamo diversi amici messicani e noi viviamo veramente, veramente bene. Un paese meraviglioso, ci ha ospitati e siamo estremamente contenti di vivere qui. È bello saperlo, è buono che avete ricevuto questa accoglienza. Sì, guarda, è un paese molto, siamo molto simili, perché comunque è un paese che ha una tradizione, ha cultura, ha una cultura culinaria. Ti dico, noi ci troviamo molto bene, veramente. Quindi ringrazio sempre i messicani per il meraviglioso paese. Grazie, grazie per quelle frasi. Non ci troviamo più in Italia, se non in vacanza. Veramente. Senti, e del tuo mestiere c'è qualcosa che normalmente, di solito non ti domandano, che tu vorresti condividere con il nostro pubblico? Allora, io dico alla gente, io capisco, però se possono, di cercare sempre la qualità. Non lo dico solo nel gelato, lo dico in qualsiasi cosa, che sia una carne, un pescato, o che sia una maglietta, che sia comunque cercare sempre, soprattutto per l'alimentazione effettivamente, però cercare sempre di premiare la qualità, perché alla fine comunque io quando vedo magari qualche cosa che vendono a 10-12 pesos e faccio due conti tra me e medico, ma cosa possono dare da mangiare per 10-12 pesos oggettivamente? Quindi cercare di puntare un po' alla qualità. Logico, io credo molto, vengo da questa filosofia, perché ripeto, in Italia la qualità deve essere altissima per quanto riguarda il gelato, ma in ogni caso per la cucina deve essere altissima, che sia una pizza, una pasta, quello che è un gelato, la qualità deve essere alta. Però quando noi apriamo un negozio, dico sempre che ci sono tre cose che devono essere fondamentali: un buon ristorante, una buona gelateria, comunque un locale bello, pulito, ordinato, un buon servizio fondamentale e una buona qualità del prodotto. Se queste tre cose sono presenti, alla fine la gente è contenta e abbiamo l'opportunità che possa tornare. Bello, queste sono caratteristiche del tuo marchio, senza dubbio. Sì, beh, ma sì, noi io non potrei mai fare un gelato, cioè, non so, per fare un'idea, noi nei momenti di difficoltà, perché comunque sai, non sempre le cose vanno bene, io piuttosto di risparmiare sulla materia prima preferisco magari avere un dipendente in meno e stare io là a lavorare in gelateria, per dirti, ma non mai poi mai potrò risparmiare sulla qualità, questo no. Ecco, questa filosofia anche di vita è bella e che sento sia caratteristica del popolo italiano, questo piacere. Bellissimo. Per la bella. A me piace il bello, perché nel senso che sai, siamo la patria della moda, quindi comunque piacciono le cose belle, però poi la cucina è un'altra parte fondamentale della nostra tradizione. E se tu pensi a tutti i ristoranti stellati che abbiamo in Italia, tutti i vari chef stellati, la prima cosa che dicono e che insegnano ai vari cuochi è mantenere sempre una qualità alta, sempre. Questa è la cosa più importante. Benissimo, benissimo. Se ci sono domande o commenti, possiamo magari vederli qua. Stephen ci saluta. Hola. Ecco, adesso appariranno anche ciao.
Per fortuna che l'abbiamo fatto in italiano, perché se era in spagnolo risultava complicato. Ciao Sara, grazie per essere presente nel nostro programma. Ciao. Ciao anche, grazie per i tuoi saluti. Ciao Miguel. Miguel Bortolini deve avere qualche ascendenza italiana. Sì, sì. Ah, questa è una domanda buona. Guarda, si può, non risulterà uguale. Beh, cioè, vendono delle macchinette per fare, diciamo, casalinghe, per fare porzioni magari da un chilo, comunque porzioni relativamente basse, le vendono. Farlo in maniera senza la macchina si può fare, non risulterà, per quel discorso che ho fatto prima, perché se tu lo fai senza macchina, cosa fai? Lo muovi, quindi comunque dal momento in cui hai la tua ricetta lo prepari, quindi il movimento lo fai, però poi in realtà il raffreddamento lo fai in un secondo momento quando lo metti all'interno del congelatore. Quindi i due procedimenti, il movimento e il raffreddamento, che in realtà dovrebbero essere fatti nello stesso momento, facendolo a casa senza macchina, vengono fatti in maniera separata e quindi la testura non sarà come quella di un gelato normale, però comunque si può fare. Si può fare. Ottimo. È un po' più complicato, eh. Ah, al Cipiro si trova nella Plaza Los Árboles, è nella via principale di Cipiro. E se la strada più semplice è entrando dal Boulevard Atlisco all'altezza del nuovo Cavalcavia, si entra da Atlisco lì a destra, dopo 300-400 metri sulla destra c'è questa piazza, è la prima piazza che si trova quando iniziano le attività commerciali, e lì c'è una gelateria da notte, e tra l'altro il proprietario, perché è di Cipiro, però in realtà si chiama Flavio Zago, che è un nome, un cognome italianissimo al 100%. E lui è di Cipiro, naturalmente. Bravo. In realtà, gli ho detti prima, ti dico, quello di, come si dice, di gorgonzola, noci e fichi, che poi qua gorgonzola lo facciamo con, l'ho fatto con il queso azul, qualcosa di simile. Poi ho fatto gelato di pomodoro e basilico, sempre per certi eventi, perché sono gelati un po' particolari. Quello di sedano, per esempio, è un gelato molto particolare, o con l'appio, che è un gelato che io facevo in Italia, ho provato a fare qua, e naturalmente, sai, c'è sempre un po' di, come si può dire, inizialmente di difficoltà nel capirlo, perché sono gelati nuovi, però poi comunque alla fine, una volta che si provano, possono piacere. Senti, hai detto che lo facevi in Italia, cioè hai qualche, come un affare tuo o era un mestiere? Io vengo da una famiglia di gelatai. Mia nonna faceva gelato, mia mamma aveva la gelateria, e quindi io praticamente sono nato all'interno di un laboratorio. E poi giocavo anche a pallone, come Gustavo sa, però la passione per il gelato me l'hanno tramandata i miei familiari. E adesso no, in Italia non abbiamo più gelaterie, perché poi, vabbè, io sono venuto via già, sono quasi 10 anni che sono fuori dall'Italia, e mia mamma ormai è andata in pensione, e la nonna ci segue da lassù. Quindi non abbiamo più gelaterie in Italia. Però sì, in Italia sai, c'è sempre la ricerca, essendoci tanta competenza, c'è sempre la ricerca di sapori tanto salati. Adesso vanno molto anche i sapori salati. E io qui ancora sto aspettando, però a parte con i formaggi, perché comunque quello, ma un po' col pepe, diciamo che si stanno un po' sbizzarrendo. Perché cerchi sempre di fare qualcosa di nuovo, perché magari il vicino fa un sapore nuovo e tu allora devi fare un altro, è sempre una corsa a cercare la novità. Ecco.
una domanda che mi viene: tu hai assaggiato questi di, non so, petalo di rosa o di avocado, questi che si cuociono a Beh, mano? allora, petalo di rosa sì, no. Allora, l'avocado io lo uso ed è uno di quei prodotti messicani top, perché come il mango, l'aguacate che abbiamo qui, l'avocado che c'è qui in Messico, è la qualità numero uno al mondo. E io lo uso sia da solo, sia con il cioccolato, perché mi dà quel tono di grassa, è veramente a me, io non ho mai mangiato così tanti avocado come da quando vivo in Messico, e sono buonissimi. Per esempio, in Italia, usarlo, io a me che era capitato, ci sono due problematiche. Uno, non ha lo stesso sapore di quello che c'è qua, assolutamente. Due, ti costa 5 volte quello che ti può costare qui in Messico, quindi non ha molto senso. Per quello è sempre bene usare i prodotti del posto dove tu vivi. Vabbè, sì, l'aguacate. Allora, i sapori più popolari sono la stracciatella, che io inizialmente non pensavo, però in realtà la gente è attratta dal nome, perché comunque è un nome che non si può tradurre, cioè non è come, non so, fresa, fragola. La stracciatella è stracciatella, è una traduzione, che in realtà è un gelato di latte con del topping di cioccolato. La cioccolata, la vaniglia, però anche qui la vaniglia, perché la qualità della vaniglia messicana è una delle qualità di vaniglia più alte al mondo, quindi comunque viene buonissimo. Il caffè lo stesso, il caffè messicano buonissimo, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta, che sia del Ciappa, di Veracruz. Comunque la qualità del caffè qui è straordinaria. E questi sono praticamente, sì, stracciatella, vaniglia, cioccolato, poi vabbè, la Nutella, ecco, vabbè, la Nutella, perché insomma la Nutella è famosa un po' in tutto il mondo, anche se è un po' differente rispetto a quella italiana, però comunque è buona, perché non è fatta qui, non è fatta in Piemonte, cioè in Italia, ma non è fatta con le nocciole piemontesi, ma è fatta negli Stati Uniti, però comunque è buona. E caramello, caffè, e poi la frutta, vabbè, il mango in questo momento, in questo periodo qua dell'anno, il mango è in assoluto il sapore più richiesto. Poi fa caldo, quindi naturalmente i sapori d'acqua ti danno più freschezza in questi giorni. Allora, i sapori salati che si usano. Allora, ma generalmente noi questi li usiamo molto più che altro, non per la vendita, ma come accompagnamento in alcuni ristoranti. Cosa vuol dire? Che lo chef decide dei piatti e magari ci accompagna. Per esempio, io avevo fatto quel sapore di pomodoro con un po' di sale, quindi pomodoro salato con un po' di basilico, lo stesso quello di gorgonzola, naturalmente è un sapore che oggettivamente, anche come porzione, magari sai, io di stracciatella potrei mangiarmene un litro adesso, di gorgonzola con le noci e i fichi è già un qualcosa un po' più gourmet, quindi magari una piccola porzione, però d'accompagnamento all'interno di un piatto. E il caramello salato, per esempio, è qualcosa che viene usato spesso, e anche quello di aguacate, sempre con qualcosa, perché io so che qui l'aguacate tendenzialmente è visto come cioè l'avocado, taco, carne e avocado, quindi vederlo come all'interno di un, cioè come gelato, è un qualcosa che inizialmente. In realtà l'aguacate, l'avocado si usa tantissimo nei dolci, però usandolo anche come salato, come gelato, è fantastico. E altri sapori salati, beh, per esempio, particolari, essendo in Messico, il cioccolato con il peperoncino, cioè è un sapore
molto piacevole, naturalmente con un grado di piccantezza non eccessivo. Vi racconto questa brevissima. Io un anno fa l'ho fatto, poi non l'ho fatto più perché era un po'. Ho fatto gelato di habanero. Qual è il problema? Che ho usato la ricetta che usavo in Italia, perché in Italia si poteva trovare l'habanero. Probabilmente, però, l'habanero che io trovavo in Italia non era piccante come l'habanero che si trova qua. Quindi ho usato la ricetta là, l'ho provato, ho detto vabbè, lo provo, tanto vedo. Poi al massimo abbasso un po' il grado di la quantità di habanero e lo faccio. Allora, la macchina stava quasi per prendere fuoco, io non riuscivo neanche. L'ho fatto assaggiare, in quei giorni lì avevo degli operai che gli stavano sistemando casa, quindi ho detto, guardate, gli ho detto al maestro, maestro vieni qua, fammi un piacere, tu sei messicano al 100%, assaggiami un po' di questo gelato di habanero e dimmi cosa ne pensi. Lui stesso l'ha provato, è diventato viola. Allora lì ho detto no, esagerato con la quantità di gelato di Chile Habanero. Però sì, col Chile è buono, il cioccolato col Chile è buonissimo, con il giusto dosaggio. Poi una volta ho fatto il mango con il Chile Poblano, no, era il Chile è quello un po' che sa un po', è un po' affumicato, come si chiama? No, non Che saprei. porco, adesso non me lo ricordo. Era buono perché ha un retrogusto un po' affumicato. Mamma mia, Mi capito, quello qua. quale sarà? E quello era buono. Perché appunto lui. Cipolle, non è. Come? Cipolle? Non so se fosse cipolle. Sì, forse era cipolle. Ha una vena un po' ahumada. Un po' Ah, no, allora affumicata. non è affumicata, sì, no, non è cipolla. So che era, per dire, sì, era qualcosa di questo tipo, però era buono, perché poi il Cile qua ne hai finché ne vuoi, quindi insomma è sempre bene provare qualcosa di nuovo, Allora, utilizzando la prima. questo è molto interessante perché vedere questa tradizione prima di tutto che hai nella tua famiglia, in questo mestiere. E si vede, si percepisce anche con il tuo gusto per sperimentare, per metterti, cioè ci sono, come dici, dei sapori fisici che sempre conquistano, vanno alla grande in vendita, però anche c'è questa voglia di provarne altre cose, cioè, mi sembra molto interessante. Cristiano, davvero ti ringraziamo di essere Ma presente, grazie a scusami, in voi. quel programma. Allora, la prossima volta parliamo di calcio, allora. Ah, Ah. sì, beh, sì, gelati con alcol, sì, parecchi. E qui, vabbè, a parte i classici, beh, Roncompassa, quello che è la Malaga. E qui mi è capitato di farlo con il passito, se non sbaglio, e con il liquor 43. E poi ne faccio uno che era tutto inglese, che è con un liquore che si chiama Kermesse, che è un liquore è un liquore italiano. Lo devo importare perché qui non c'è. Però sì, si fanno anche i liquori. In realtà sono tutti gelati con i liquori, sono tutti tranquillamente, li possono mangiare tranquillamente anche i bambini, perché poi nel processo di lavorazione il liquore, l'alcol evapora, quindi in realtà resta il sapore, però non crea giramenti di testa in questo senso. Quindi sono gelati che possono mangiare tranquillamente anche i bambini. Sì, comunque si usano il mojito. Sì, si fanno, un po' si fanno, sì. Di questi sapori speciali che hai menzionato, si possono trovare in questi punti vendita o Allora, devono chiedersi? la zuppa inglese sì, perché comunque quello col Baileys, anche il Baileys sì. Ti dico, quelli con il liquore 43 sono più da ristorante. Perché ti spiego, hanno dei costi folli, detto fra me, perché comunque è molto caro fare un sapore di questo tipo, perché soprattutto il liquore 43 è abbastanza caro, ce ne vuole tanto, c'è cioè una quantitativa molto
importante perché si senta il sapore. E quindi è più un sapore da ristorante. Però Baileys, la zuppa inglese, il mojito, questi qua sì, si possono trovare. Ron con passa si trova, sì, si può trovare nelle varie gelaterie. Poi le gelaterie cambiano perché è molto... Cioè, non è che puoi trovare, non so, alcuni sapori in una gelateria, in un'altra gelateria ne trovi altri, varia molto. Al di là dei classici, che quelli alla fine si trovano in tutte quante le gelaterie, però sì, poi dato, ognuno ha le proprie preferenze. Stupendo. Allora, come hai detto, Cristiano, speriamo di averti... Prima di tutto, grazie per essere presente oggi e raccontarci tutto questo del gelato. Sì, grazie a voi per l'invito. E anche speriamo di ascoltarti con l'altra, le altre cose che calcio, è il calcio. Sono sicuro che sarà interessantissimo ascoltare quello che potrai raccontarci del calcio italiano e questo, ci metteremo d'accordo per avere una tua partecipazione. Volentieri. Grazie di accompagnarci, per favore un cordiale saluto anche a Federica, tua moglie. Grazie, vi saluto anche lei e saluto a tutti i presenti, è stato molto piacevole. Grazie mille. Ciao ciao. Ciao, ciao. Allora cari amici, come abbiamo annunciato, anche vorrei farvi alcune piccole domande. Se qualcuno, non so se per il tempo potrebbe mettere lì la risposta, e vorrei domandarvi in quale anno hanno aperto Ciao Italia? Qual è l'anno in cui hanno aperto questo negozio? Se qualcuno può scriverlo lì sul Facebook. E la seconda domanda è: quanto gelato si consuma a testa in Italia per anno? All'anno quanto gelato si consuma a testa? E la terza domanda è: dove si fa la fiera del gelato più importante? Queste tre cose ce le ha detto Cristiano, e allora vorrei domandarvi se qualcuno lo sa. Lo potete scrivere sul Facebook, e nel frattempo le risposte. L'anno in cui hanno aperto Ciao Italia è stato il 2016. Il gelato si consuma 12 kg di gelato all'anno a testa per persona. E finalmente la fiera del gelato si fa a Rimini. Quindi spero che abbiate potuto rispondere queste domande, e ogni settimana, dopo la partecipazione dei nostri amici, dei nostri intervistati, faremo alcune domande, sperando che possiate anche interagire con noi. Vi ringraziamo a tutti di essere presenti in questa puntata, sperando che tutto vada alla grande per voi per questa settimana, e ci incontriamo la settimana prossima a questa puntata de La Dolce Vita. Ringraziamo Héctor nel nostro ecco Chava, grazie per partecipare, e questa volta hai fatto molte buonissime domande, grazie per essere presente, e anche a tutti voi per i vostri saluti, in questo momento era necessario dirlo. Come sempre, come al solito, ringraziamo Héctor che ci aiuta con tutti i controlli, e speriamo che tutti abbiate una bella settimana. Ciao amici.